anche dal prologo d'accordo con le altre istituzioni di Catania, porterà questa mostra e quindi anche l'esposizione, quindi verremo anche noi, parteciperemo come per Italia Amici, verremo a Camerata, porterà tutto questo materiale che molti di voi già conoscono, ma che altri non conoscono. Oh, vi posso dare il mio giudizio? Intanto chiamo il sindaco di Pereto, Giacinto. Vieni, Carlo, intanto che arriva il sindaco, una cosa sì. E dovremmo chiarire, siccome c'è questa disputa tra il Regno Borbonico e lo Stato Pontificio sui frascarelli, allora Pirito e Vauco con i fasoli. Allora avevamo mediato, vabbè, li facciamo come a Camerata, li fa con i fasoi e poi con i pezzetti di pasta, non è lunga come da noi, invece da noi sono tipo spaghetti alla chitarra senza fagioli. Sì. Allora facciamo una cosa mediata, ci mettiamo un po' di... No, alla fine facciamo a Pirito, stasera faremo i frascarelli Pirita e a luglio i frascarelli Camerata. Che penso saranno più buoni. Io questa parentesi simpatica, io ad Alessandro dissi che se a Pereto servivo un piatto di frascarelli senza fagioli, me li tirava la presa. Me li tirava la faccia perché, ma che scherzi? Poi a Pereto si raccontano un sacco di storielle, no? Certe famiglie che avevano pochi fagioli, ce ne mettevano 5-6 e all'acqua andavano a pescare e trovavano fasso uva. A dove li trovavi? Non c'erano. Bella, bella, bella disputa, vedremo poi come si svolgerà. Volevo fare solo probabilmente l'ultima riflessione mia personalissima. Guardate, l'argomento di questa mostra, di questa ricerca, per me è affascinante perché si inserisce in una storia locale, ma un po' quasi unica al mondo, in cui per motivi vari, per motivi che ci dirà poi Sandro, viene fondato un paese ex novo e si vedono tutti i progetti, ci sono tutti, io ho visto parecchie cose, tutti i documenti, gli appalti, gli ingegneri, il progetto della città, la chiesa, viene fondato un paese ex novo, paese che conosciamo bene, dove noi andiamo spesso, in una zona, in un terreno agricolo così, la località Le Vigne. La cosa è affascinante, anche considerando che sopra esistono i rutili di Camerata Vecchia che anche conservano il loro fascino. È una cosa veramente straordinaria, vero? In Italia saranno due o tre paesi che sono nati su progettazione, su un'idea, infatti Camerata c'ha una struttura molto regolare, la maglia, no? Almeno nell'idea primordiale, poi dopo se è cambiato. Poi ci dirai dopo. Ecco, questa riflessione volevo farla perché per me ha un fascino particolare. Questo paese che io conosco da quando ero così è stato fondato da zero nel 1860. Va bene, il sindaco mi dà un saluto proprio perché c'è una larga rappresentanza di Camerata che questa sera partecipa della nostra attività. Grazie. Grazie, Carlo, veramente è un piacere. Scusami, già l'hanno fatto. Sono stato borbonico, Regno Borbonico. Veramente è un piacere ospitarmi qui a Pereto. Quindi un saluto a tutti, ma in particolare anche a tutti gli amici di Camerata. E colgo l'occasione di portare i saluti di Settimio, il sindaco di Camerata, perché l'ho chiamato. E viene, sta facendo una riunione in comune, come può viene, però ci tenevo a salutarvi, questo ci tenevo a dirvelo. E mi piace per tanti motivi che siate qui oggi, innanzitutto logicamente per il discorso di Camerata, ma ho avuto la fortuna insomma di vederlo ieri, perché oggi avevo un impegno, forse era difficile venire, e allora diciamo mi sono anticipato ieri a vedere Alessandro, e ti ringrazio veramente Alessandro che insomma ecco, ci ha portato questo lavoro qui a Pereto, che veramente è affascinante e intrigante. Ma oltre a questo, ecco, ci tenevo a dirvi che mi fa piacere che siete qui per quello che diceva Carlo prima, il discorso università terzietà piana del cavaliere è un segnale forte di unione, di stare insieme, per cui ecco cerchiamo di parlare sempre di territorio. Scavalchiamo, insomma, ecco, siamo i confini, no? A volte spesso i campanismi, quindi è una cosa bellissima, quindi se potete partecipate, venite, è una cosa veramente bella.
per quello rinnovo il ringraziamento a Alessandro. Grazie dell'ospitalità. E no, io dico, perché ho avuto modo, insomma, di vederla, ecco, che sia l'inizio. Certo. Ti auguro veramente che possa continuare su questa strada di continuare le ricerche, perché veramente è affascinante e intrigante, come diceva Carlo. Veramente grazie. Grazie. Quasi a tutti. Lo spegniamo? Sì. Ai gli amici candidatari, in dialetto agli innamoratari, diciamo, per la prima. Benvenuto veramente, perché ci fa piacere che avete raccolto l'invito di Alessandro, ma più che invito avete raccolto questo invito ad accettare tutto il lavoro che Alessandro ha fatto. Io vi garantisco che è un lavoro enorme, perché seguo da vicino tutti i passi che Alessandro fa, siamo sempre a contatto. Sono mesi che questo vostro compaesano, nostro amico, socio dell'università, sono mesi che sta lavorando e mi teneva informato addirittura anche della bellezza dei documenti che cercava, che trovava. Era una cosa molto bella. Allora, voglio precisare, proprio perché ci siete voi, amici di Camerata, un po' il perché di questa manifestazione, di questo incontro, perché Alessandro mi diceva, scherzando tempo fa, alla Camerata mi ha detto: ma perché la fai a Pereto e non la fai a Camerata, questa mostra, questa bella cosa? E ecco, c'è un motivo preciso, perché a Pereto, lo sapete, esiste questa associazione che si chiama Università della Terza Età. Ma l'avete letto il nome, com'è? Università Piana del Cavaliere. Quindi l'istituzione ci accomuna tutti, come se fossimo tutti un solo paese. In pratica, Camerata, come gli amici di Poggio, come Arsoli, come Carsoli, Origola, Rocca di Botte, siamo tutti così accomunati, siamo tutti uniti in una specie di fratellanza territoriale. Abbiamo abbattuto tutte le barriere, tutti i campanilismi, perché nel nome della cultura a Pereto questa bellissima istituzione, che dura già da parecchi anni, ha voluto coinvolgere non solo Pereto, ma tutti i paesi. Immaginate che cosa avremmo potuto fare noi solo di Pereto, in una istituzione così bella, così completa, avremmo fatto ben poco. Invece, adesso, che questo lo dimostrate voi con la vostra presenza, riusciamo a coinvolgere tante persone di tutto il territorio. Allora, l'istituzione di cui Alessandro Serafini è socio. Prima ho inquadrato la situazione politico-storica di quel periodo, cioè tra il 1840 e il 1870. Poi, come dei foglietti, ci metto tutte le spese. Però con quelle spese che io tengo, posso vedere 20 anni fa, il mese d'agosto, che cosa ho fatto. Cioè, dice: ma ci siamo conosciuti quel giorno? No, siamo andati a cena 10 anni fa. Non è vero. Allora io invece vado a 10 anni prima, trovo il mese e c'è spese per la cena. E così, vedendo i libri contabili di Camerata, c'era tutta la vita che si faceva al medico, al chirurgo, al medico di Scavalco, all'ibiri di Subiaco, per le solite regalie dei presciutti. Cioè c'era tutta la vita di quei tempi, alle zitelle, scudi 15, perché le zitelle venivano pagate quando non si ammoiavano. Insomma, almeno lo Stato Pontificio faceva questo. Quindi ho ricostruito un po' la vita di Camerata, i ruti di Camerata, l'incendio di Camerata, e poi ho trovato il progetto di Camerata. Cioè il progetto ex novo di Camerata, non solo di Camerata, ma anche del comune, della chiesa e della caserma.
cioè che è stato dettagliato. Io mi sono immerso in un mondo incredibile, sia di piante, di carte che di libri, dove si notava l'attenzione di quei tempi nel fare le cose. Cioè adesso le cose sono superficiali, dice lì erano precisi, per esempio ogni pianta ha i metri da Rocca di Botte, dal Caposaldo, i libri contabili, c'è una precisione, a parte la scrittura bellissima, no? Che era personale, si vedeva che scriveva per esempio dal 1850 al 55, poi era cambiata e c'era un'altra scrittura, invece oggi come oggi non si capisce chi ha digitato. Insomma, era la vita di questi libri, bellissimi. Quindi questo progetto di queste costruzioni, cioè la caserma, e poi ci sono le conclusioni. Poi dopo il mondo è spaziato, perché è spaziato nelle monete, nei libri, nei garibaldini dell'Unità d'Italia. Insomma, alla fine ho dovuto tagliare molti rami perché altrimenti diventava una foresta. Va bene, allora, prima cosa, l'inquadramento, diciamo, storico, geografico. Allora, la nascita della nuova camerata. Più volte mi sono chiesto perché ricostruire a valle un nuovo paese nonostante che da tanti secoli i cameratesi, chiamati così a quei tempi, si erano insediati sulla rocca. Avevano costruito case solide e muratura anche di tre piani. Le mura spesse erano state realizzate con pietra calcarea molto resistente. Quasi ogni casa aveva nello scantinato cisterne per la raccolta d'acqua. Questa cosa, che sembra una stupidaggine, ma oggi potrebbe essere tecnologicamente eccezionale, perché ogni casa potrebbe avere un impianto, per esempio per i bagni, per lavarsi, dove l'acqua viene raccolta. Quando uno progetta un edificio, mette in basso all'edificio una grande cisterna, quindi diciamo non l'acqua potabile chiaramente, però almeno per il bagno, perché poi il bagno è uno degli elementi che assorbe più acqua di tutte le altre cose. Allora, quindi ogni casa aveva la malta che si cementava le pietre, era stata realizzata con calce spenta ottenuta dalla cottura di sassi calcarei, cioè prima si prendevano i sassi calcarei, si cuocevano al fuoco e poi si mettevano in delle vasche piene d'acqua e si faceva la cosiddetta calce spenta. E questa calce spenta veniva per fare gli intonaci della calce, veniva mescolata con degli elementi silicei, cioè di sabbia. Uno si domanda, ma come è arrivata la sabbia nella zona di Camerata? Perché la sabbia è di tipo silicio, cioè è di origine vulcanica. E uno si domanda, come ci è arrivata la sabbia? Invece era proprio la sabbia dei vulcani, perché dalla zona vulcanica di Albano, con i venti, è stata trasportata fino in queste parti. Poi si è incanalata nelle fratture calciche e ci sono in dei punti questa sabbia silicea. Quindi uno trova il silicio, l'ortoclasio, la mica, che sarebbero cose che uno trova solo nelle zone di Albano, di Ariccia, dove ci sono i vulcani, di Nemi, ci sono i vulcani. Invece le ritrova qui. Questa, che era resistentissima, è stata mescolata. Io ho pure un pezzo di quella malta che regge benissimo. Allora, ammettendo che molti tetti si fossero bruciati, no? Nell'incendio di Camerata, allora le case erano fatte in muratura, e la copertura era realizzata con del legno di, probabilmente di faggio. Ammettendo che si fossero bruciati queste case, i tetti. Io che faccio? C'ho la cisterna sotto, c'ho il Gran Turco a Camposecco, il mais a San Bartolomeo, c'ho gli orti, c'ho le pecore, c'ho le cose, io scendo al paese, io ricostruisco il tetto, è molto economico, vivo lì, questo è come dice che qui emigra, ma io non voglio emigrare, io voglio stare al mio posto, poi se le condizioni sono disperate va bene, posso emigrare.
Va bene. In quel periodo c'era un grande movimento dei stati. L'Italia era formata da tanti stati reali, parlo del 1840, e ecco, per esempio, l'Italia era formata da Regno di Sardegna e il Regno di Sardegna, no? Che comprendeva il Piemonte, la Savoia, la Liguria e la Sardegna. Poi c'era il Regno Lombardo-Veneto, poi c'era lo Stato Pontificio che comprendeva il Lazio, l'Umbria, le Marche, la Romagna, e poi c'erano dei piccoli ducati di Parma, di Modena, di Massa, di Lucca, eccetera, e poi c'era il Granducato di Toscana. Sotto lo Stato Pontificio c'era un grande regno di Napoli, che poi divenne regno delle due Sicilie, compresa la parte, diciamo, della Sicilia, e che comprendeva la Basilicata, la Puglia, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo. Quindi i nostri amici veretani erano i nostri, diciamo, avversari, nemici, diciamo. Ecco. Allora, l'espedizione di Mille, quando si concluse l'unità d'Italia, questi stati in pratica scomparve lo Stato Pontificio, scomparvero tutto, ma si fu l'unità d'Italia, rimase solo San Marino e la città del Vaticano come Stato, perché lo Stato Pontificio era un vero e proprio Stato, coniava le monete, aveva l'esercito, contrariamente, diciamo, alla sua natura spirituale. Tra l'altro, il capo di questo Stato, cioè Pio IX, salse al trono nel 1846 e per 32 anni rimase al pontificato, il che vuol dire che lui per 32 anni fu il capo militare e temporale della Chiesa, e fu l'ultimo Papa ad avere un potere temporale. Cioè, in quel periodo l'Italia scomparve, lo Stato Pontificio scomparve, e quindi in pratica non ebbe più, cioè c'ha un esercito per affermare, però allora coniavano monete, c'erano il Baiocco, vabbè, poi lo vedremo dopo. Allora, a noi ci interessa, a parte tutta questa situazione, per capire che c'erano questi movimenti, probabilmente questi spostamenti di confini, di cose, probabilmente fu quella la causa per la nascita del nuovo paese. Vabbè, poi non voglio anticipare altre cose. Allora, questa, vedete, è il Regno Borbonico, questa parte sotto. Questo in rosso sarebbe il confine tra il Regno Borbonico e lo Stato Pontificio. Che questo confine è segnato addirittura da 686 colonne in pietra, allora, che vanno da Terracina a San Benedetto del Tronto, cioè dal Mar Tirreno al Mar Adriatico, quindi tagliano tutta l'Italia in due. E queste colonne hanno ognuna, sono, vedete, alte anche 2 metri, io ho fatto un conto, con 2000 kg al metro cubo, queste pesano circa 1800 kg, 1800. Insomma, queste colonne avevano, per esempio, da una parte la chiave pontificia, e questo è l'anno di costruzione, 1847. Guardate che bella, che ci sono i lichemi, i muschi che l'hanno colorata, no? Questa invece è dall'altra parte dello Stato borbonico. Queste colonne erano anche numerate, che poi li ritroveremo sulle mappe che vedremo, queste colonne. E in sommità di ogni colonna c'erano i segni della colonna precedente e della colonna dopo. Cioè, per dire, ogni colonna c'aveva un numero, c'aveva una sua vita personale, e come erano precisi nel fare e attenti a fare. Invece oggi siamo proprio veramente dei dozzinali. Questo è del 1796, e vedete, questa zona rosa è la zona di Giavi, che era contestata tra due stati, tra lo Stato Borbonico, sì, tra il Regno Borbonico e lo Stato Pontificio. Allora, rilevati dai signori ingegneri Ricci e Zannoni nel maggio del 1796
per le controversie tra la comunità di Camerata e Cervara, stato ecclesiastico, e le università di Vereto e Rocca di Botte, regno di Napoli. Quindi c'erano già le università. Il professore mi diceva, guarda che non era università intesa in quel senso. Allora il termine universitas voleva dire la popolazione di, capito? Il popolo di, non è l'università la nostra, eh? Perché anche Rocca di Botte non mi pare che c'è un'università, almeno Vereto ce l'ha. Vabbè, questa è un'altra pianta, eccetera, eccetera. Allora, come si svolgeva la vita a Camerata? Allora, descrizione di Camerata Vecchia, la vita. Tutte le mappe osservate dal 1840 al 1868 non riportavano alcun insediamento della zona denominata Le Vigne, in particolare dei Collacchi. La zona dell'attuale Camerata contava solo due o tre piccoli manufatti nella zona denominata del Casino. La zona dei Collacchi era adibita alla coltivazione di grano, gran turco e vigne. Si chiamano Collacchi perché ci sono due piccoli colli, la Cammorata, Stangimardo Cogli, e d'acqua ce ne sta quando ne vogli. Muove, 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 e l'acqua fresca e fioio ci ha fatto un briacato. Questa era del maestro Pechino. Il territorio faceva parte del regno borbonico e solo dopo il 1860 diventò dello Stato Pontificio. Le colonne probabilmente furono poste al di là del confine naturale che comprendeva il Fosso Luisa sotto Camerata Vecchia, cioè il territorio dello Stato Pontificio finiva ai piedi di Camerata Vecchia e seguì l'andamento naturale di come era prima, erano i cimi delle montagne o i fossi. Dopo, quando l'uomo è intervenuto, come adesso che vedo dei confini, per esempio in Africa, che sono rettilinei, quella non è una cosa naturale. E vabbè, allora era. E quindi, osservando il catasto gregoriano e le relativi catastali di Camerata Vecchia, si notano circa 200 manufatti e due chiese. Le case erano in muratura e la vita che si svolgeva all'interno era abbastanza dura. Niente bagni, niente riscaldamento, l'illuminazione a pochi ricchi era fatta con lampada d'olio, era esposta ai venti, il sole tramontava più tardi. Quindi io, se fossi rimasto a Camerata, cioè se fossi stato un cameratano di Camerata Vecchia, non venivo a Pereto a prendere il sole, perché per esempio ai bar se prende il caffè al sole la mattina, e a Camerata nessun bar c'è la mattina. Cioè, però vengo pure e sono anche dispotici i baristi. Sì. I baristi sono un po' cattivi. Sì. Allora, questo che vedete si chiama Cartiglio. Questo è un insieme di mappe di piante che comprendono Camerata Vecchia. A noi ce ne interessano solo due, ci sono anche di Camposecco, di altre zone, anche per la ricerca che Caperlengo qui ha fatto, sarebbe interessante vedere, perché poi nascono tutte cose sui confini, sarebbe veramente, io più andavo avanti e più questa ricerca si espandeva come una fissione nucleare, ogni cosa dava nuove notizie, nuove, però ho dovuto cercare di compattare pure, di non mettere troppi elementi. Allora, questa è la prima pianta che ho trovata, è di Camerata Vecchia, del territorio di Camerata, chiamata la Comarca, perché la zona attorno a Roma era chiamata Comarca. Guardate come erano precisi, c'erano le scale di misura, insomma, erano. Ecco, questa è la zona di Camerata. Come vedete, questo era il confine, che era prevista allora e stava di fuori da Monte Murata. Questa era Camerata Vecchia, le paghette, che poi vedremo in una scala maggiore. Comarca di Roma, distretto di Subiaco, comunità di Camerata, governo di Subiaco, mappa originale di Camerata, paghette.
Pietro Locatelli, questo è del 14 giugno del 1859, della scritta rossa, la nuova confinazione della presente mappa, distinta in tinta gialla e sottoscritta con inchiostro rosso, è stata eseguita in sequela della confinazione concordata col Regno di Napoli e dell'aggiornamento delle mappe eseguita dalla deputazione censuale, Roma, 14 giugno 1859. Cioè, come vedete, questo è il vecchio cadastrale di Camerata Vecchia. Per esempio, qua ci sono due chiese, qua ce n'è una e qua ce n'è un'altra, e ci sono circa 200 abitazioni, tutte fatte in muratura. Poi vedremo pure dal sopralluogo fatto proprio a Camerata Vecchia. Guardate che roba che era una cosa incredibile. Oh, questo è il quadro di Camerata che si trova a Subiaco. E guardate le case, guardate come erano alte. Qui c'era la parte bassa dove c'era la cisterna. Cioè, io che ho una casa così, mi si incendia a tetto, la lascio e vado al paese. Dove vado poi? Poi vedremo. Dove vado? Guarda, sto bene, ho le pecore che pascolano qua tranquille, ma io mi sto lì che... Allora, l'amministrazione del paese era governata dallo Stato Pontificio. Da libri contabili si deduce la vita che si svolgeva e la vita che si svolgeva. Lo Stato Pontificio pagava il maestro con l'obbligo alla messa all'aurora, i birghi di Subiaco, il chirurgo e il medico di Scavalco, i guardiani delle montagne, eccetera. Lo Stato Pontificio era a tutti gli effetti organizzato come una moderna nazione: amministrazione censuaria, settore topografico, catastale, notaia alle dipendenze, esercito. Il pontificato coniava monete, scudo, baiocco, paolo, quattrino, erano monete più comuni, con effigie di Pio IX. Lo scudo era riservato solo ai più ricchi. Erano 2 grammi d'oro, cioè l'equivalente, adesso in peso, 2 grammi d'oro, se l'oro sta 50 euro al grammo, già erano 100 euro. Quindi questo scudo, chi lo vedeva? Solo i più ricchi. I più poveri erano solo quattrini e raramente qualche baiocco. Insomma, la vita era organizzata e strutturata a Camerata. Si viveva duramente, ma anche in serenità. Allora, questa è un'altra mappa della sezione delle vigne, cioè della parte dove c'è l'attuale Camerata. Vedete questa qui, va bene, poi ce ne sarà un'altra più in dettaglio, questa è un po' più particolare. Qui si vede, questa è la fonte murata qua, qui si vede la strada che costeggia la parte esterna del paese, non so da che parte, da un po' verso il Brecciaro, diciamo, per chi conosce. E Camerata era in questa zona qua, le vigne. Guardate, c'era solo questa casa al casino e poi c'erano dei piccoli manufatti, ma non so, professore Medici. Le vasche delle vigne. Le vasche delle vigne, sì, erano pochissime. E questi sono i colli dove sorgerà il nuovo paese, che è uno dei pochissimi esempi. Non è proprio un progetto, però per esempio è una zonizzazione che sarebbe... questa qua, ecco, questa qua, i collacchi. Queste sono altre mappe con il numero delle colonne che avevo fatto vedere prima. Diciamo, la parte che ci interessa è dalla colonna 300 alla 310. Allora, questo è il libro dei sussidi dotati di Camerata. Sussidi dotati perché chi rimaneva a Zitella ci aveva 15 scudi. Lo Stato Pontificio gli dava 15 scudi alle zitelle, la cosa non l'ho capita, però. Ma credo che, siccome esisteva pure a Peretto, le davano le porte, ma credo che, siccome è una dote delle zitelle, credo che veniva data alla zitella dotali. Allora, entrate ed uscite dei denari. Allora, questo libro è anche però un conto tra le entrate e le uscite, introito e esito, sì. Lo chiamano introito e esito. Per esempio c'è Serafino Serafini, quindi nessuno mi può dire che io non ho origini cameratane, almeno quella vecchia. Ed Angelo Fantini, vabbè. Allora, questi per esempio, allora,
Questo è il libro di 100 pagine, chiaramente io non ho potuto mettere tutto, ho messo qualche cosa. Questo qua, no? Guardate la scrittura. Questo è il libro. Sì, è quello là il libro. Guardate che bellezza. Straordinario, molto bello. Libro dei sussidi dotali camerata, no? E ci sono tutte le ricerche, tutti i bilanci anno per anno, perché il sussidio aveva bisogno di una raccolta fondi, forse dalle proprietà delle chiese, poi faceva i soldi e li assegnava ogni anno. Lo stesso fenomeno avveniva anche a Peredo, in base, gli storici lo sanno, in base al cosiddetto legato Grassilli del 1600. E a Peredo pure c'è tutto l'elenco delle zitelle che prendevano i soldi. Per esempio. Questo è molto bello questo. Attenzione alla mia struttura, penso struttura. Che allora, già una parte è andata distrutta. Già una parte. No, vabbè, quella non era la penso struttura. Allora, per esempio, questo è introito, introito è esito. Allora, grano di origola, coppe 18 e baiocchi. La coppa e baiocchi 3 alla la coppa 12 e 60, va bene. Alfaro di Peredo, Del terreno di Peredo in corrispondenza delle coppe 6 di grano e coppa 1 e farri, no, non è infimo, però c'è un'altra voce che dice dal terreno di Peredo per un farro infimo, cioè, quindi questi peredani ci davano pure le sole. Vedete, c'è stata secca. Per riportare il grano d'origola, vetture 3, 60, questi saranno baiocchi, non sono scudi. Per riportare il farro, per riportare, vabbè, lo dico, eccetera, eccetera. Ragazzi, c'è un mondo incredibile che se uno ci dovrebbe perdere proprio la vita, ecco. Eccolo là. Dal terreno di Peredo, farro infimo. Qui nemmeno. Io ti ho detto perché non lo buono ce lo mangiavamo noi. Non era. No, non penso. Non arrivava nemmeno uno scudo, guardate, era 0,75 proprio. Poverini, vabbè, dal vino del terreno dell'Agosta, quindi questi qua, forse il camerata, non so, c'era, vabbè, insomma, c'erano degli introiti da tutte le parti, e l'esito, e ripeto, da queste cose uno poteva trovare come si svolgeva la vita, pure per c'era il medico, al maestro con l'obbligo della messa all'aurora, cioè il maestro, poveraccio, doveva andare alla messa ogni volta, ogni giorno, all'alba, all'aurora, cioè all'alba lui doveva andare a messa, era obbligato il maestro che insegnava ai bambini di Camerata Vecchia, quindi possiamo sapere che c'era pure una delle scuole, perché sennò il maestro è chi insegnava. Vabbè, qui è tanto. Per esempio, dal libro dei conti comunali si deduce la vita che si svolgeva, vabbè, alle birre di Subiaco per le visite fatte, compreso il letto al Bargello, scusi, vabbè, al depositario in Subiaco nelle paghe dell'autore, al medico di Scavalco, al chirurgo condotto, al locatore della stanza pretoriale, alle due sindaci, questo, i signori sindaci, peccato non c'è quello di Camerata, al sindaco per la solita carta, quindi i sindaci già allora facevano un grande spreco di carta, un uso, diciamo. Allora, per tanti pagati a Giuseppe Liberati per la nuova ripulitura del fontanile di San Bartolomeo, quindi questo voleva dire che su a San Bartolomeo c'era anche un fontanile, per tanti pagati a Pompei per lavori fatti al pozzo di Camposecco. Poi qui ci sono altre voci, avevo visto pure per baiocchi spesi e per pagare le famiglie luterane e calviniste venute alla nostra religione. Cioè, in pratica, pagavano i calvinisti e i luterani che c'erano, penso a Camerata Vecchia, per farli venire alla religione cristiana cattolica. Fuori fuggenti, per dire.
Sì, certo. A Liberi di Subiaco per le solite carie di Preciutti. Per pigione della stanza Liberi per spese di ristorazione come da nota a parte, quindi pure allora si mangiava. Al maestro di scuola, ecco quello che vi dicevo prima, con l'obbligo della messa a lavoro ora. Elenco delle donne che dovevano pagare il decreto. Legato Fulgenzi, Maria Fulgenzi, Chiara Petrucci, Antonia Pompei, vedete, scudi 15 a ciascuna, Pasqua Galeri e Angela Fulgenzi. Legato Pelosi, Domenica Pelosi, Angela e Caterina Pelosi, e Colomba Fedemi, non so. Allora, questi qua erano scudi 15, io adesso dopo vi farò vedere il calcolo che ho fatto dei scudi, in pratica gli si davano 3.000 euro. Insomma, per quei tempi era abbastanza. Ecco, questo è quello che dicevo prima, che avevo messo in bella, elenco delle doti che aspettavano, quindi scudi 15, poi quelli pagati e quelli non pagati, c'era il bilancio. Dicono pagati, di restano da pagare. Vabbè. Questo, allora, questa è l'ultima pagina scritta. Le pagine seguenti sono bianche. Cioè, questa è l'ultima pagina di Camerata Vecchia dove fu scritta l'ultimo giorno dopo la prima dell'incendio. Cioè, ci fu l'incendio. Adesso vi farò vedere una cosa che non si dovrebbe mettere in una conferenza seria, perché guardate che ho fatto. L'unica cosa che poteva, ecco, anno 1967, cioè avevo 15 anni. Queste sono tutte le firme che facevano chi veniva a ballare in cantina, perché allora per abbracciare una donna noi facevamo un club. Dove si ballava? Io c'avevo una cantina sotto casa, tra l'altro c'avevo la strada pure sopra che passava di mia nonna, quindi le ragazze potevano passare da sopra senza che le vedevano, e ballavamo delle volte anche di mattina per non farci, magari le mamme le mandavano a prendere il latte e noi ballavamo. Poi avevamo inventato addirittura dei balli che se doveva spegnere la luce, vabbè. E quindi vabbè, io questo l'ho fatto su quel libro là, stanno là, certamente ho fatto un sacrilegio, però c'erano 200 pagine bianche, dico, se ne... pure qua poi ci sono Mario Mariani, cioè ci sono anche, penso, non so se qualcuno di voi tanti anni fa magari è venuto a questa festa, Bonanni, cioè vabbè, poi hanno 60... No, il sindaco stamattina stava parlando di un circolo tatami. Titan Club. Il mio è del Young Man Club. Tra l'altro, se voi pensate che l'abbiamo fatta a 15 anni questo. Diciamo 15 anni, un ragazzino di 15 anni è un pupo. Io l'ho verniciato, poi dopo, nell'anno dopo, due anni dopo, c'erano tutte le foto della Luna e l'ho messe sul... ancora c'è stanno adesso la foto dello sbarco sulla Luna, no? Vabbè, sono altri aerei, diciamo, purtroppo. Vabbè, questo è un altro libro che è del 1754, con tutte le cose dove si poteva, sarebbe carino proprio ricostruire la vita che si svolgeva all'interno di questi paesi. Ah, quest'altra cosa, allora, la ricerca del valore dello scudo. Il periodo di circolazione dal 10 gennaio 1835 al 18 giugno del 1866. Allora, uno scudo, o meglio, 100 baiocchi equivalgono a uno scudo, a 500 quattrini. Dice, non c'è nemmeno un quattrino che è un cinquecentesimo di scudo, e poi a 10 paoli. Allora, lo scudo poteva essere d'oro di 2 grammi, 1,73 grammi, oppure poteva essere di 27 grammi in argento. Quindi anche dal punto di vista, diciamo, solo di peso dell'oro, già erano 100 euro di adesso, perché se uno pensa che adesso l'oro sta a 50-60 euro al grammo, 2 grammi, insomma, erano 100 euro. Allora, io che ho fatto? Ho cercato di fare una media ponderata, cioè ho cercato di mettere tutte le voci che ho trovato nei vari libri e
e dargli un valore, però il problema di dare il valore, per esempio un pranzo funerale, 5 baiocchi, 5 baiocchi allora sarebbero vabbè, più di un po' più di un centesimo di scudo. Oh, un materasso pagliereccio, 8 paoli, affitto per 7 stanze, scudi, stipendi al professore, carne di bue e vacca, costruzione del comune, costruzione della caserma e costruzione della parrocchia, e poi vari valori, varie cose, alibili di Subiaco, quelle sue a Crugo, condotto allocatore della stampa, beh, insomma, tutte voci, la vigione di urna a stanza, la lista per pagare il chirurgo, insomma, poi 8 buoi, le vacche, eccetera, eccetera. Insomma, ho fatto tutte queste cose, ho cercato un po', grosso modo, di capire che valore, perché un chilo di carne allora, non so se poteva avere più valore o meno valore di adesso, penso più forse ce n'erano di più. Ecco, vabbè, però quindi è stata molto difficile, insomma, sono arrivato alla conclusione che uno scudo su circa 200 euro, 190 euro. Oh, queste sono le varie tabelle che mi sono fatto, questi bovi, le vacche, la capra, gli agnelli, i porci, le scrope, eccetera, eccetera. Ho interpellato pure i macellai di Rocca, di Camerata, per dire, ma 5 vacche, quanto costano? Insomma, vabbè. Allora, questi sono i vari, le varie monete. Io sono riuscito a rimediare anche delle monete da numismatico, e lì si è aperto un altro mondo che è quello della numismatica, che è affascinantissimo. Vabbè, questi sono scudi d'oro, quindi pensate voi, 2,50, per esempio, uno scudo da 2,50 su 500 euro. Vi ricordate quei film che c'avevano queste specie di borsellini che si chiudevano, che si sentivano? Oh, 500 euro, se ce ne avevi 10, 5.000 euro. Cioè non è che era poco, ma questo sono i più ricchi, chiaramente. Va bene, e lì ci sono alcune monete che ho comprate, e una me l'ha regalato un cameratano, che non diremo mai il nome, nemmeno sotto tortura, che l'ha trovata nella via degli innamorati a Camerata Vecchia. Va bene. Oh, questo è Pio IX. Quando, allora, ogni papa c'aveva, quando faceva le monete, il pontificato, l'anno di pontificato, che partiva da quando lui era salito al pontificato. Cioè, questo per esempio l'anno XII, Pio IX era salito al pontificato nel 1846, più 12 fa 48, 58, quindi questa moneta è del 1858. E questo lo mettevano pure nelle chiese, che poi vediamo in tutte le chiese di Roma, anche pontificato, massimo, eccetera. Questi due scudi 2,50 del 1856. Vabbè, allora adesso abbiamo finito questa sezione. Andiamo alla sezione che riguarda i ruderi. Allora, questa era come era Camerata allora. Guardate questo quadro, vedete che case, tre piani, eccetera, eccetera. Guardate quest'altro quadro. Io l'ho nominata pure nel pannello. Le fake news. Allora, guardate questa, guardate che case altissime, grandi. Qui sembrano che in dialetto chiamano mistirigi. Cioè, le sale, sì, però è la stessa prospettiva. Si vede la chiesa in lontananza, insomma, questa è una cosa un po' strana. Adesso non so quale, probabilmente questo è un pittore sconosciuto, non lo so, è un pittore sconosciuto, e probabilmente invece l'altro è conosciuto, Colelli, mi pare, del 1888. Tu la sai la provenienza di quell'altro, del quadro che dici fake news? No, io ho detto fake news, può essere quello o quell'altro, non ho detto la sai, che... No, dico la provenienza, la sai come è arrivata a noi? No, quello... non l'ho approfondito perché c'avevo troppo... Sì, io quel momento l'abbiamo vissuto. Stavamo facendo una ricerca sul dipinto che poi è stato ritrovato a Schaffhausen, no? Sì, sì, sì. Quindi è partito una parte di un gruppo di 12-15 persone, me compreso,
andare dopo un contatto con il presidente della eccetera. Subito dopo è accaduto che una persona di noi ha scoperto che c'era un quadro ad un privato che era stato battuto all'asta e parlava di Camerata, è stato battuto all'asta per 900 euro e con 900 euro si poteva acquistare. Ennio Fracassi ha trovato il compratore di quest'asta, è andato dove stava in Svizzera, è andato a fotografare questo quadro, adesso non so tu da dove l'hai preso, ma Ennio mi ha portato, diciamo, il quadro Cialbare. Sì, pure mi ha mandato. Questo è quanto risulta. Sì, poi lo sapevo, però io se l'autore, io almeno non so. Esatto, non è perché al principio dicevano che era August Wexler, ma non c'era proprio paragone con la qualità di pittura. Sì, quindi, quello è l'incendio, ora passeremo pure al quadro. No, dicevo, proprio pure io ho visto questa discrepanza che hai detto tu, tra l'edilizia diciamo dei dipinti che abbiamo a Santa Scolastica, se non sbaglio, sì, no? Sì, a Subiaco. E è un affresco quello. È un affresco, sì, giusto. Vabbè, adesso vedete Camerata, allora dovete sapere che ogni casa a Camerata, quasi la maggioranza, io poi ci sono andato, queste sono foto di 10 giorni fa, e c'ha, a parte che sono dei muri enormi, poi delle costruzioni ad arco bellissime, delle cose. Questa, ogni casa a Camerata ha una cisterna sotto, che è intonacata con quell'intonaco che vi dicevo, fatto da calce spenta, eccetera, eccetera. Devo chiedere una cortesia, scusami. Camerata vecchia, sui ruderi, che circa una settimana fa abbiamo fotografato. Questo, guardate che bellissimo quest'arco. E questi venivano fatti, penso, con delle centi nel legno, poi messi questi sassi anche a secco, delle volte senza calce, e poi si metteva l'ultimo sasso in chiave che teneva tutto l'arco. Questa è la cisterna, questo guardate che bello, stava troppo bene qua. Questa è la chiesa con le colonne e i reperti, diciamo, romani. Questo è l'arco, che, come dicevo, quest'arco serviva per scaricare il peso sugli angoli, quindi in questa zona qua sotto, c'era meno peso della fondazione e più si risparmiava molto materiale, cioè tutto i sassi che andavano messi qua, perché poi i sassi li dovevano scolpire, prendere dalle rocce. Ecco, questa è una foto di Camerata negli ultimi tempi. Vabbè, eccola, qui si vede bene, guardate che splendore, è un posto favoloso. Allora, le 11 e abbiamo finito i rudi. Allora, incendio. Guardate bene l'incendio. Allora, su questo incendio, guardate, la culla con la conca, il fuso, i vestiti, guardate qui, guardate che cesti bellissimi, guardate, portano un bambino alla croce, questa penso sia vista dalla Madonna delle Grazie, non so da dove, guardate le pecore che portano e vanno tutti giù, scendono. Allora, questa osservazione, l'incendio di Camerata data il 9 gennaio 1859. La memoria storica di questo avvenimento è racchiuso nel quadro di August Wexler del 1862. Il pittore svizzero, che come tanti romantici pittori, poeti, scrittori e esploratori dell'Ottocento, soprattutto della Nord Europa, venivano a far visita alla nostra bella nazione, era innamorato, insomma, Byron, mi pare, Goethe, sì. E descrive nel suo quadro, descrive questo pittore svizzero, il dramma dell'incendio. Il quadro fu fatto 3 anni dopo l'incendio, quindi il pittore ricavò dai racconti degli abitanti le sue informazioni. Il quadro, altamente drammatico, ci racconta della discesa a valle della popolazione. Tutti sembrano intenti a raccogliere le proprie cose,
mulle, conche, fuso per testa, cessi, pecore, capre, cani, eccetera, eccetera. Il quadro esprime un'ansia e una grande fretta a scappare dalle fiamme. Tutti sembrano affrettarsi a scendere a valle. Ma a valle non ci sono case, ci sono solo campi di grano e vigne. Si vedono ancora i bimbi assonnati, costretti a scendere anche se non vorrebbero, e anche alcuni vecchi che con l'aiuto di bastone si affrettano. In lontananza si scorge il paese che è avvolto dalle fiamme, con la grande chiesa che svetta. Interessante vedere le razze di pecore che attenti osservatori potrebbero analizzare. Questo, vabbè, non c'è nessuno che magari può dire queste pecore, su cui sarebbe carino se fossero vere, anche perché, ripeto, questo quadro è stato fatto 7 anni dopo. Allora, questo è un altro appassionato delle zone d'Italia, Coleman. Permetti un attimo una cosa. Dietro al quadro, siccome noi abbiamo visitato, che poi io ho il libro del museo, no? Dove c'è raffigurato questo quadro, c'è scritto Incendio sui monti della Sabina, Brand in Sabine Birge, 1863, Camerata. E questo è quello che è scritto del quadro. Questo quadro, praticamente, lui ha tentato di venderlo prima a Roma, siccome lui studiava ai Musei Vaticani. Dopo non è riuscito più a venderlo a Roma e quindi l'ha riportato in Svizzera. August Wexler era di Nordamtur, vicino la, diciamo, Zurigo. C'è stato un'asta, ovvero un concorso per questo quadro, dove ha partecipato anche il Museo d'Ognissanti di Schaffhausen, che l'ha vinto, non so per quanti migliaia di franchi svizzeri all'epoca, un compenso è andato a lui, un altro compenso agli organizzatori. Questo è stato acquisito dal museo come il terzo quadro di tutta la collezione. Vabbè, allora, quest'altro appassionato dell'Italia fu Coleman, che era origine inglese, del 1888. Coleman era un inglese appassionato dei paesaggi italiani, un romantico ritrattista, naturalista, pittore di elevate capacità e anche era un grande esploratore e camminatore. Nel suo diario, oltre che a descrivere i luoghi visitati con brevi tratti di penna, ne descriveva l'atmosfera. Nel 1888, su Camerata Vecchia, dice: un piccolo paese in cima ad uno scoglio, a 1218 metri sul mare, 20 anni fa l'incendio ed ora non vi rimangono che pochi abitanti, quindi anche dopo 20 anni c'erano degli abitanti e delle stalle per bestiame. Scusa questa, secondo gli abitanti, per la sua immensa sudiceria. Cioè eravamo un po' sozzi, Camerata Vecchia, però con la scusa delle stalle dicevamo. Intanto che si preparava, uscimmo fuori, avendo cessata la pioggia, e rimanimmo letteralmente a bocca aperta allo strano e meraviglioso spettacolo di Camerata Vecchia. Il paese in cui mezz'ora prima eravamo discesi, la sua forma si potrebbe quasi paragonare ad un fiasco, cui si sarà spezzato regolarmente il collo. Quando poi più tardi ci vedemmo sorgere dietro la luna, la scena era proprio degna della Matita di Dore. Questo è il diario originale di Coleman. Guardate che coincidenza, 15 aprile, oggi è 15 aprile del 1881, quindi questo quanti anni fa? 100. Vabbè, insomma, io sono ingegnere, però ammiro i pizzicaroli, li chiamavano con la matita, no? Adesso ormai non ce l'hanno più, che c'erano la matita sull'orecchio e facevano i conti con 2 secondi. 140. Vabbè, questa è tutta la vita del coso, queste poi sono le frasi, questa è Camposecco, questa è il fiasco, vedi? Noi tagliavamo la testa al fiasco, vabbè, qua Peredo invece
nuova, assolutamente. Vabbè, 15 aprile, Rocca di Botte, c'è stava tutto, va bene, poi pure questo era un altro argomento, però ripeto, è un mondo incredibile. Escape. Allora. Oh. Adesso un altro mondo completamente, che poi... Allora, faccio vedere prima il progetto, questo che poi io ho un estratto originale, quello non è un, come si dice, una riproduzione, quello è originale, la carta originale l'ho trovato in uno che vendeva delle copie e delle stampe antiche che purtroppo sono passato a Via del Pellegrino, ma questo parlo di 25 anni fa, e che vendeva, che adesso non c'è più. E non, me l'ho chiesto poco tempo fa, sono andato là, dico, ma no, da 5-6 anni che non c'è più. Allora, questo è il progetto. Qui c'è scritto camerata incendiata, attuale, cioè poi però, vedete, qui è cancellata attuale e c'è scritto incendiata. Quindi probabilmente questo poi, in verde e giallo, confine di camerata prima della nuova aggregazione, cioè questo era il confine, probabilmente era proprio il fosso Luisa che parlavamo prima, che era della nuova incendiata. E questo, guardate, questo meraviglioso, io quando, pure questo era bellissimo, io ho visto proprio l'originale della mappa che era 3 metri per 2, quando l'ho aperta il cuore mi batteva veramente. E adesso purtroppo questo originale si trova solo in alcune stanze chiuse perché stanno facendo i lavori. Io ho chiesto se magari più in là potremmo col sindaco qualcosa chiedere, proprio magari assicurando. Che museo era? Dove? È all'archivio di Stato. Archivio di Stato. Sì. Però è stato impossibile, mi davano solo gli scanner, però i scanner sono... non c'hanno vita, ma quando uno vede queste cose fatte con l'acquarello, con la china colorata, con la china rossa, con la china blu e la china verde e nera, è bellissimo. Qui ci sono tutte le colonne numerate e questo è il progetto del paese nuovo. Allora, questo è quello che è scritto qua, l'ho tradotto per capire, estratto topografico da parte del territorio di Camerata con indicazione. Allora, che Camerata distrutta dal fuoco è indicato con Cina inchiostro, della Cina inchiostro, cioè lo chiamavano inchiostro della Cina, quello nero inchiostro. Che la novella Camerata viene indicata con tinta rossa e sarebbe impiantata nella nuova contrada con Lacchi, compresa nella mappa denominata Vigne, la quale dal reame di Napoli è stata ai domini della sede aggregazione che si è distinta con acquarello verde. Che il novello paese di Camerata nel punto più vicino sarebbe distante in linea retta medi 530 dal confine del regno di Napoli. Vabbè, che la Camerata vecchia incendiata nel punto più vicino distava dal confine medi 650. Cioè, vedete che roba. Cioè non c'avevano strumenti, da geometri e tutto. Io mi ricordo che a Abu Simbel, quando ho visitato Abu Simbel in Egitto, avevano tagliato, cioè questo l'Abu Simbel, c'era un il tempio di Abu Simbel, c'era un raggio che il solstizio d'estate entrava in un corridoio lungo 200 metri, illuminava l'estate. Siccome dovevano fare il lago Nasser, l'hanno sezionato e l'hanno riportato 200 metri più alto in modo che il lago non lo sommergesse, e l'hanno fatto con tutti i moderni strumenti. Lo sapete che il sole arriva il giorno dopo? Non sono riusciti a metterlo in modo diretto come avevano fatto gli antichi in maniera empirica, cioè per dirvi. Allora, il presente estratto è stato rilasciato. Allora, il presente estratto è stato rilasciato. Allora, il presente estratto è stato rilasciato in carta libera
come che richiesta ufficialmente dal Ministero dell'Interno con dispaccio del 31 agosto 1800, in cui si rassegna in duplice copia con lo termine dispaccio della Presidenza del Seggio, il capo della sezione topografica, 22 settembre 1859. Vuol dire che in pratica dopo pochi mesi già c'era il progetto di Camerata. Non so se questi Zea già balenava ai governanti di ricostruire il paese, anche perché il paese, ripeto, vabbè, poi dopo ne parleremo di questa cosa. Questa è nella parte, qui ci sono tutte le colonne numerate, che se uno va, fa il giro ai Scarparoli, alle cose, trova il numero che corrisponde a queste colonne. Cioè, la 302, insomma, dalla 300 alla 302, queste colonne. I famosi cippi. Sì, sì, sì. Ecco il progetto, poi dopo vi farò vedere. Allora, questa è un'altra scoperta che ho fatto. Io ho saputo che prima, quando si facevano gli appalti, il notaio faceva un rogito. E per esempio questo qua, istrumento, allora, numero dello strumento 272, guarda come era fatto bene. Appalto dei lavori di costruzione delle residenze municipali del comune di Camerata a favore del signor Giuseppe Manni per la somma di scudi 1391,44 baiocchi, rogato il 16 febbraio 1863. Cioè questo era il rogito fatto dal notaio tra lo Stato Pontificio Pio IX, in nome di Pio IX, e il costruttore Giuseppe Manni. Questa è la busta, pure qui, allora io ho aperto questa busta che erano dei faldoni enormi legati con delle corde, ho fatto pure le foto, però dopo diventava complicato vedere. Insomma, ho aperto queste buste, aprendo queste buste, vabbè, prima ho trovato piano di esecuzione di residenza comunale di Camerata, questo è del comune. Ecco, questo è tutto in dettaglio, decorazioni, tinte, eccetera, eccetera. Saranno 30 pagine, ma dettagliati con tutti i costi e le quantità di metri cubi delle cose. Veramente una cosa da far paura ai moderni ingegneri, architetti, che con computer pensano di risolvere tutto quanto. Oh, guardate come è scritto, con tutte le lunghezze, larghezze, tutte le dimensioni delle cose. Purtroppo le foto non sono belle perché stava, ripeto, rilegato, e se non avessero usato questo sistema sarebbero andati persi. Invece ci avevano questi faldoni enormi, erano alti così, aprì. E io che ho fatto? Ho aperto, per esempio, cava per fondamenti e cantine, muramento in generale, tetto a schifo, pavimenti, stabilatura, decorazione del prospetto e tinte, lavori di pietra da taglio, solari infissi, lavori annessi, importo totale dei lavori, eccolo, sta qui sotto. Ecco, 1593 e Baiocchi 78, pure Baiocchi, Roma lì 25 gennaio 1862. Poi sono andato avanti e guardate che ho trovato. Allora, come ingegnere, per me è stata una scoperta. Questa è la sezione del comune. Io, vabbè, non si dovrebbero dire queste cose, però veramente è una cosa pietosa. Tra l'altro, questo comune aveva un edificio gemello a fianco che era di fronte ed è una bellezza incredibile. Adesso è stato rifatto con, vabbè, col cemento, qualcosa, una cosa orrenda, che poi si poteva pure consolidare con moderne tecniche e fare, magari aprire tutto all'interno, fare una cosa nuova, una struttura in acciaio, magari pure moderna, veniva una cosa benissima, invece di buttarlo giù. Infatti al sindaco gli chiesi, ma tu sei a casa tua, perché io stavo all'estero, dico, tu casa tua l'avresti buttata giù. Tra l'altro, sismicamente, questo è molto regolare, quindi non c'è una spiegazione logica, dice, andato giù. Allora dovevano andare giù tutto, allora dove buttare tutto giù, ma a maggior parte anche la chiesa che sismicamente, ecco, guardate, cioè, poi questo travertino, ragazzi, signor sindaco, io mi raccomando a voi, ma questo travertino lisciato
è una cosa orrenda. Poi a Camerata, al travertino lisciato, non c'entra, ci sono tanti belli imbotti in pietra e bucciardata, cioè veramente, vabbè, andiamo nelle barbarie, forse i barbari avevano più cultura di noi. Guardate, questo è il piano terreno del comune, guardate che c'è forno, pizzicheria e macello, poi c'è la scala che sale sopra e al secondo piano c'è la segreteria, l'archivio, il consiglio e la magistratura. Questo è del 1862. Vabbè, questo è istrumento 273, che cosa ha fatto dei lavori di costruzione della caserma dei gendarmi in Camerata a favore di Giuseppe Manni, sempre lo stesso costruttore che faceva dei ribassi buoni, derogato il 19 febbraio in busta, eccetera, eccetera. Ecco, queste le solite conteggi, questo è il prospetto. Il prospetto, la sezione, le piante, vedete, sempre molto, molto precise. Poi questo sistema con l'acquarello è una cosa, guardate, orrende, non ha parole. Questi erano imbotti in pietra, non so se l'hanno presi i costruttori, che ce l'avranno usate per altre cose, ma adesso questi cosi stitici così, ma, sì, proprio terribile, guardate. Allora, questo istrumento 274, copia semplice autenticata dell'istrumento per la costruzione della nuova chiesa e della casa parrocchiale nel comune di Camerata a favore del signor Giuseppe Manni per la somma di 6.736 baiocchi. Quindi, scusate, e 66 baiocchi. Quindi con quel discorso lì del baiocco, dello scudo a 200 euro, viene 1.200.000. Non lo so, io ho provato a fare pure un conto, tanta cubatura, metro cubo, però vabbè, sì, potrebbe essere, però no. In nome di Dio, l'anima di nostra salute, del pontificato di nostro Signore Papa Pio IX, regnante, anno 18, istruzione, vabbè, questo è tutto il notaio che scrive questa cosa, vede tutti i conti come l'altro, però sempre una pulizia. Adesso perché voi vedete così, perché ripeto, non si poteva aprire bene, ecco fatto. Ecco fatto, questa è la somma, 6.900 meno penso il ribasso, 5.862, questa è la somma. Questa, ripeto, scusate la qualità, però vedete la chiesa con tutto, con l'altare, l'entrata sempre, questa è la parrocchia, a fianco alla chiesa. Questo ingegnere architetto Stanislao Rosori, 1861, fermavano tutto, pure i cimbri c'erano. Allora, questo è il prospetto della chiesa. Scusa Sandro, con la parrocchia. Ma non era all'epoca il Vesignani che fece questo progetto? No, c'è la firma. No, vabbè. Allora, chiesa parrocchiale, abitazione, ecco, questa è la sezione. Allora, guardate questo prospetto. Adesso vi faccio vedere la situazione attuale. Vediamo che chi lo sa stia zitto, cioè che questa cosa già l'abbiamo vista. Allora, che differenza notate tra il progetto, il prospetto e la chiesa attuale? L'anno. L'anno. Lo sapevi? No. Bravo, allora, ha indovinato il nostro presidente della Proloquo di Camerata. Allora, qua vedete Pio IX, pontefice massimo, anno XVI. Questo vuol dire che dal 46 e al 62. Quindi questo è il progetto della Chiesa, cioè vuol dire che sarebbe previsto la fine nel 62.
dal 46 al 62, giusto? Sì. Questo è l'anno della progettazione? No, questo è l'anno della prevista fine. Prevista fine. Fine, perché loro facevano la progettazione e invece guardate l'anno che poi è 23esimo. Cioè, vuol dire che hanno fatto 7 anni dopo, quindi non c'è solo adesso queste... Quindi la chiesa fu finita nel 1869, ricordate l'incendio? 1859, cioè 10 anni dopo, ma questi in 10 anni che avevano fatto? Quindi il paese, mettendo che le case l'avessero finita un po' prima, vabbè, allora, guardate questo, vabbè, questo perché è un po'... tenuto male, ma questo intonacato, guardate gli imbotti in pietra, guardate che bellezza che c'aveva, i cornicioni, lo lasciamo perdere, guardate il suo travertino, io devo fare, come c'erano le brigate anti i nani nei cosi, i nani nei giardini, io ho conosciuto uno che faceva parte della brigata contro i nani nei giardini, cioè nei giardini mettevano Biancaneve e sette nani, no, li rompevano, perché... era via la sta fissazione contro i nani nel giardino, capito? E io farei una cosa tipo questo travertino. Sandro, qua una parola sempre, io ho una fotografia del 1930 circa, dove a sinistra in alto della chiesa c'è un orologio grande quanto un metro e mezzo di diametro. Dopo te la farò vedere. Nella facciata o nella nella facciata? E questa? No, 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 e dopo te la... vabbè, ce l'ho. Questa è una vecchia foto che c'era mio zio Armando, cioè, questo è un filmato della carta, cioè, progetto di una chiesa parrocchiale e abitazione, di costruirsi nel nuovo paese di Camerata, vedete l'anno XVI, con la facciata della chiesa, i due rosoni, io non so che cos'è, uno è il simbolo dello Stato, gli stemmi del Papa, no? Sì, forse è il stemma del Papa. Piante delle fondazioni, cantine, strano che non ci sono le misure, perché però c'è la scala metrica, cioè c'è da una parte la scala metrica, quindi uno misura sulla scala e valori, vedi, timbri del progettista, la sezione, eccetera, eccetera. Quindi pure questa è stata una nuova scoperta che l'ho trovata nel libro dei notai, chi ci poteva pensare che questa cosa stava là? Però è stata bellissima. Riporta un po' a sinistra. Non posso. Guarda, guarda, che dicevi tu, Lucia? Vesignani, che cosa? Che nome dicevi? Vesignani. Non è questo qua, no. E certo. Rasoli. Gnani, No, la firma di una. Lì c'era una firma. Allora. Tu la foto di questa non ce l'hai, però non c'è solo la ripresa. Del suo prospetto? No, sono le foto che le ho viste prima, però ce ne ho tante, io... No, di questa per vedere la firma che sta dicendo il signor Carlo. Riporta un po' indietro, riporta un po' indietro. No, e questo è... Il filmato. Sì, dopo alla fine c'è sta la firma. Sotto c'è la firma. Pianta delle fondazioni e cantine. Sono a sinistra. No, no, ma dopo ce l'ho da solo. C'ho da solo. Ecco, sì. Stanislao Rosori. Aspetta, ma c'è l'ingegnere. Blocca. Qua, ferma là. Blocca. E vabbè. Vabbè, lo vedremo con calma. La foto. È parente di Venceslao. Sì. Allora, questa è la casa tipo, costruita da Pio IX tra il 1865 e il 60. Sono dei moduli ripetuti, assemblati a schiera, sono poste una accanto all'altra e pertanto molto economiche e semplici da costruire, perché sfruttano il muro comune. Ogni abitazione, eccetera, c'è una finestra, vabbè, poi la vedremo in pianta. Scusa, questa è una cosa che mi è venuta, non volevo, poi l'ho lasciata per far vedere il cassettonato dove ho fatto. Allora, questa è la pianta, c'è il camino, i fornelli con la conca, l'arca e la scala in legno, qui c'è sulla porta un cavuto che era il coso dove entravano le galline, perché le galline vivevano nel sottoscala a legno dell'abitazione. Si sale su e si va al primo piano dove
su un tavolato in legno e delle travi c'era il legno con i pagliarisci di sgaloppi. In camera da letto chiaramente non c'era il bagno, c'era urinale e uvacile e la brocca. Io non so come, però mi diceva il sindaco, poteva essere chiamato, come l'ha chiamato? Catino. No, lui dice il cimone. La struttura che viene. Quando si metteva la brocca e il bacile, come si chiama? Vabbè, lo scopriremo a luglio, agosto. Vabbè. Allora, ma io ce l'ho pure a casa, ce l'ho io pure. Ci tengo il vaso sopra. Vabbè, insomma, tornando, poi c'era la scancia dove stava appoggiato, lo sgolmaregno, sedaccio, la cottura, urodio e gli utaglieri. Va bene. Oh, questa abitazione da osservare che era molto ecologica, perché c'era pochissima dispersione, erano attaccate una all'altra e sulle muri esterni c'erano delle piccole finestre, quindi riscaldate. Poi il tavolato di legno, quando uno accendeva il camino, andava pure sopra e si riscaldava la camera da letto. Allora, conclusioni. La ricerca ha evidenziato che non fu l'incendio la causa dello spostamento a valle del paese. Case solide e resistenti, terreni coltivati nelle vicinanze, semplice e proprio costoso ricostruire la ricostruzione del tetto. Assenza completa di qualsiasi costruzione nella zona scelta per il nuovo paese. Completamento solo dopo 10 anni dall'incendio, diciamo 8, 7, 6, però non è che il giorno dopo scesero e trovarono le case. Tramonta pertanto il racconto così romantico dell'incendio, anche mio papà fece la prima bracciolata, insomma nel 1959, vabbè, questa è una cosa che rimane, mica ha detto che, però le cause effettive non sono chiare. Forse fu un accordo tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, probabilmente sì, i motivi strategici non sono ancora esplicitamente. E come sempre accade, i governanti presero accordi a discapito dei cittadini. Anche oggi guerra insanguina nel mondo e anche oggi soffrono solo i più poveri e i più indifesi. Andando avanti nella mia ricerca, gli interrogativi sono aumentati. Il che significa che la ricerca non è finita, anzi è solo iniziata. Ah, volevo dire una cosa, l'ultima cosa, che nel filmato non c'era, quello è un abito originale di Camerata Vecchia, col corpetto e tutto quanto. Aspettate un attimo solo. Bene, signori, allora scusate un attimo solo. Scaffare dentro, entrando. Allora, è stata una cosa affascinante, un racconto affascinante, veramente bello. Come dicevo prima, mi riallaccio all'osservazione di prima. Abbiamo visto nascere un paese. Io credo che devi continuare a ricercare, perché noi vogliamo sapere i motivi veri per cui, no, un gioco tra due stati ha fatto spostare letteralmente un paese. All'incendio non ci si può credere, vero? Ha detto Alessandro, a me mi si incendia il tetto, io lo rifaccio e abito lì. Invece un paese è stato spostato il confine, perché il territorio di Camerata Nuova oggi era del Regno di Napoli, vero? Sì. Invece adesso appartiene al Lazio
ecco per cui Camerata Nuova, pur stato qui vicino a noi, è provincia Roma, invece una volta non lo è. Allora cerca e ci devi dire poi in un futuro qual è il motivo vero di questa. Allora l'università da un pensierino ad Alessandro, grazie. Grazie. Mi auguro che restiate tutti a cena, adesso ci sono i frescaletti per etari, veramente. Un'altra disputa, erano stati più forti, erano i frescaletti. Va bene, grazie, alla prossima. Prossimo appuntamento, signori, prossimo appuntamento sabato 29 aprile, lo dico ai soci. Poi lo racconteremo, passate parola. Ci ha mandato la passeggiata la passeggiata gastronomica camerata. Organizza la Vincenzo, non sono male, sei un bravo.